L'ultimo lavoro dei Caossì a Magellano, Viaggio intorno al mondo, come al solito parte da un libro, una caratteristica direi di quasi tutti i lavori del gruppo Etno Folk Salentino. Questa volta si parte dalla relazione del primo viaggio intorno al mondo, opera del vicentino Antonio Pigafetta. Un libro, una storia che narra di rapporti, di contaminazioni, di curiosità verso il nuovo e il diverso. Luca Congedo, una delle anime dei Caossia, ancora una volta dunque si diceva, si parte da un libro e poi diventa musica. Sì, fondamentalmente la fonte ispiratrice di tutte le opere dei Caossia sono, diciamo, libri e testi antichi fondamentalmente. Questa volta siamo partiti da Antonio Pigafetta. In realtà siamo partiti dall'idea di fare un progetto su Magellano, ci interessava il concetto del navigatore, dell'esperienza del nuovo, della scoperta del nuovo, però abbiamo deciso di non raccontare solamente il personaggio, ma partire proprio da una fonte diretta che era appunto il diario di Pigafetta, il diario intorno al mondo terracqueo, ed è stata veramente tra l'altro una lettura estremamente interessante, perché lui descrive dettagliatamente ciò che vede con gli occhi di un europeo che prima di allora conosceva un mondo estremamente limitato e invece si trova davanti a migliaia di sensazioni ed emozioni completamente diverse, dall'emozione della scoperta del nuovo, quindi anche dal discorso di conoscere popolazioni nuove con costumi diversi, fino all'epilogo finale, quello tragico della morte di Magellano, descritto in maniera molto dettagliata, in maniera molto giornalistica si può dire. Ed è poi dall'altro un personaggio estremamente importante, perché Antonio Pigafetta in realtà è stato uno dei pochi che ha concluso il viaggio intorno al mondo, Magellano sappiamo invece è stato ucciso. Quindi Caossia hanno preso questo testo come fonte ispiratrice per poi creare un progetto che coniugasse anche in questo caso musica, teatro e visuals, quindi è stato molto importante questo. Fabio Turchetti, molto interessante la prospettiva con cui voi vi siete rapportati a Magellano, cioè non Magellano l'eroe, colui che scopre nuovi mondi, l'esploratore, ma Magellano uomo con i suoi dubbi e le sue curiosità e interessi verso il nuovo e verso l'altro. Certo, Magellano è un uomo roso dall'inquietudine, come molti di noi, e quindi la sua figura è una figura attuale, è un essere umano che va alla ricerca di un qualcosa, anche alla ricerca di una sua soddisfazione personale, perché è comunque prima di tutto un ambizioso e incontrerà la morte tragicamente, ma in un certo senso seguirà il suo destino e alla fine lascerà un segno nella storia come comunque un personaggio che ha dato un contributo alla storia dell'umanità, essendo il primo che ha fatto il giro del mondo, anche se non ci è riuscito fino in fondo, però l'idea era quella. Fabio, Magellano come archetipo dell'uomo europeo del Cinquecento che però si mette in discussione, tu hai curato i testi di questa nuova opera dei Caossia, tu come ti sei rapportato scrivendo i testi a questo personaggio? Io mi sono rapportato scrivendo i testi a questo personaggio seguendo una logica piuttosto complessa che potrebbe portare via un po' di tempo nel raccontarla, cercherò di essere estremamente succinto. L'idea base che mi è venuta è apparentemente lontana ed è la lezione magistralis che ha tenuto Antonio Tabucchi quando gli hanno dato la laurea honoris causa all'Università di Salonicco. Lui ha tenuto questa lezione magistralis parlando dell'inquietudine e dei grandi inquieti del Novecento, ispirandomi ai grandi inquieti del Novecento, fra cui Pessoa, il personaggio, il poeta principale, e poi ho costruito la storia di Magellano, chiaramente mixandola con i fatti concreti che Pigafetta ha raccontato. Siamo arrivati, siamo partiti, abbiamo fatto, abbiamo visto, ma diciamo così la spinta psicologica è quella che viene dal concetto di inquietudine. Luca Congedo, allora dicevamo il diario di Pigafetta è stata la fonte, però poi voi come al solito
questa fonte l'avete interpretata, stravolta, rielaborata, contaminata, e poi è diventata quest'opera che tra breve diventerà anche disco. Sì, diventa disco, abbiamo impegnato i due giorni precedenti a questa data proprio alla registrazione effettiva del CD, quindi abbiamo deciso di registrarlo anche questo nel Salento, nello studio Geco Lab, in maniera tale da fondamentalmente avere un ceppo, un qualcosa, una radice che comunque ci mantenesse nel Salento, tant'è vero che non è solamente l'unica fonte, diciamo, che ci lega al Salento, ma è anche, diciamo, il fatto che noi abbiamo deciso di tradurre tutti i cori e le marinai che sentirete questa sera in leccese, quindi abbiamo deciso di fare praticamente un polilinguismo proprio da ciurma di una nave. Consideriamo poi che la ciurma dei, diciamo, di Magellano comprendeva anche 20 italiani, e come salentino campanilista quale sono io, abbiamo deciso che uno di questi 20 italiani poteva essere benissimo un salentino, quindi abbiamo deciso di tradurre comunque tutti i testi e comunque dare l'idea appunto di una ciurma molto multietnica. Diciamo, il CD quindi uscirà probabilmente tra settembre-ottobre. Oggi faremo anche le riprese video per un DVD promozionale che probabilmente sfocerà anche a livello internazionale un DVD un po' più complesso, più completo, e diciamo fondamentalmente sperimentiamo come sempre. E questo discorso del DVD mi porta a coinvolgere anche Hermes Mangiolardo, che già da diversi anni collabora con i Caossia. Hermes, mica però è così semplice creare suggestioni visive per una musica e anche per dei testi così alti, diciamo la verità, anche così difficili rispetto al concetto di musica tradizionale. Sì, all'inizio, come dicevi te qualche anno fa, quando diciamo sono stato coinvolto nel progetto Caossia, stavo molto complesso, mi sono fatte le stesse domande. Dopo abbiamo trovato un'intesa quasi da subito, perché ognuno, diciamo, ha messo il suo, il teatro, la musica e le immagini, secondo la propria sensibilità. La maggior ragione in questo spettacolo, in quest'ultimo spettacolo, è venuto fuori il concetto del viaggio, no? Per cui ecco, è forse una delle cose che più accomuna le varie arti, per cui il fatto di leggere qualcosa e immaginarsi, viaggiare qualcosa, ascoltare una musica e viaggiare col pensiero, guardare le immagini, quindi diciamo il concetto di viaggio è forse un concetto che accomuna tutte le arti possibili, la figurativa, immagini, musica e tutto il resto, per cui in questo caso è stato molto molto semplice e anche molto stimolante in un certo senso. Dopo, ecco, la sfida è riuscire a proiettare le immagini e scenografie che ho creato nelle varie location e cominciare, diciamo, con una location come questa, con una chiesa, poi nel mio paese, perché io sono di Cupertino, mi dà ancora più lustro e più soddisfazione.